Ok, sono a questa situazione, che ho un punto da questa parte e 11 da questa. Quindi noi dovevamo fare tre rovesci. Il primo è questo. Adesso vado a fare, tolgo pure il mio segnapunti che non mi serve più. Vado a lavorare. Allora, questo è il primo dei tre a rovescio, quindi 1, 2 e vado a fare il terzo. Ok, quindi tre punti a rovescio. Adesso vado a fare a costa 1-1, quindi lavoro un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. Adesso ho i tre punti sul ferro e andiamo a fare i tre a rovescio. Quindi 1, 2, 3. Mentre il secondo ferro andiamo a lavorare sempre 3 rovesci, come si presentano i punti e poi alla fine 3 rovesci. Come si presentano i punti cosa vuol dire? Che una volta che facciamo i 3 a diritto, cioè scusate, tre a rovescio, noi dovremmo fare, se prima facevamo, allora adesso vediamo di farvelo vedere direttamente lavorandolo. Allora, noi andiamo a lavorare adesso separatamente le due bretelline, quindi lavoriamo solo su 12 punti. Facciamo i tre a rovescio, 1, 2, 3. Poi abbiamo qua il diritto, quindi andiamo ancora a lavorare un diritto. Quindi alla fine è uguale a questo, in questo caso. Un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e chiudiamo sempre con i tre a rovescio, quindi sempre un diritto, abbiamo detto, un rovescio. Lavoriamo questo fino ad arrivare fino al 20° giro, perché vedete che sono tutti uguali i giri, perché anche sia il primo che il secondo giro sono identici. Quindi andiamo a fare questo per 20 giri. Ma ricordatevi che il nostro primo giro l'abbiamo fatto dall'altra parte, quindi quando andremo a fare questo dovremo partire già dal secondo giro. Adesso chiaramente questi li lasciamo in stand by, non li lavoriamo, giriamo il lavoro, vedete? E andiamo a fare chiaramente il terzo giro, solo su questi punti. Quindi andiamo a lavorare per il momento solo sui primi 12 punti. Vedete che io vado a lavorare proprio qua. Giusto per farvi vedere che vado a fare sempre la stessa cosa, vado a fare un rovescio, due rovesci, tre rovesci, poi ancora un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e finisco con i tre a rovescio, quindi 1, 2, 3. Questo appunto lo andiamo a fare per 20 giri totali, quindi 20, fino al 20° giro. Ok, quando siamo arrivati al 20° giro andiamo a chiudere tutti i punti, quindi andiamo a lavorarli. Come si presentano i punti, come abbiamo lavorato fino adesso. Quindi andiamo a cavallarli tutti uno sopra l'altro. In questa maniera. Ok, io faccio fatica perché c'è la telecamera di mezzo, quindi sono impacciata, però voi veramente farete molta, molta meno fatica. Lavoro i punti come si presentano, quindi diritto lo lavoro a diritto, il rovescio lo lavoro a rovescio. Così.
i punti che noi abbiamo lavorato, gli ultimi 3 punti a rovescio, li lavoreremo sempre a rovescio e li chiudiamo tutti. Ok, una volta che abbiamo chiuso tutti i punti, adesso dobbiamo andare a fare la stessa cosa dall'altra parte. Ricordatevi che il primo giro l'abbiamo già fatto, quindi già partiamo dal secondo giro. Prendiamo il filo chiaramente e dobbiamo andare ad agganciarlo e a lavorare appunto il nostro secondo giro. Quindi andiamo a lavorare sempre 3 punti a rovescio, come abbiamo fatto fino adesso. 1, 2, 3, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e gli ultimi 3 sempre al rovescio. 1, 2, 3. Andiamo a fare, giriamo il lavoro, andiamo a fare il terzo giro e lo lavoriamo sempre uguale chiaramente perché dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e continuiamo così fino ad arrivare sempre al 20° giro e poi chiudiamo. Ok, una volta che avete fatto tutte e due le bretelline, adesso andate a fare un'altra parte identica a questo lavoro in modo che poi andiamo a cucire. Quindi una volta che l'avete fatta, mettete la parte a diritto del vostro lavoro verso il tavolo, quindi la parte a rovescio deve stare verso l'alto. Poi prendete l'altra parte e fate il contrario, quindi la parte diritta verso di voi, quindi rovescio contro rovescio, ok? In questa maniera. E quindi la parte diritta rimane verso di voi questa volta. Rovescio contro rovescio. Prendete poi ago e filo e andiamo qui sotto l'ascella dove abbiamo chiuso i primi 6 punti a chiudere praticamente tutto il lato lungo del lavoro. Ok, quindi come si fa? Prendiamo ago e filo, entro nel primo vivagno, qui proprio dove c'è il primo, vedete che si sono formati tutti questi pallini, diciamo, chiamiamo così, e sono i nostri vivagni quelli. Quindi noi entriamo nel vivagno da una parte, poi entriamo nel primo vivagno dall'altra parte. E tiriamo il filo lasciandone un po' per poter poi andare a nasconderlo. Dopodiché prendo la prima volta, rientro dall'altra parte dove c'è il primo vivagno per finalizzare, per chiudere bene il mio primo punto in questa maniera. Adesso non faccio altro che andare a prendere. Io adesso mi trovo, adesso vedete un sacco di fili perché poi dobbiamo andare a nascondere tutti i fili che noi abbiamo creato chiaramente col lavoro, eh. Però in questo caso, quindi questi li nascondiamo. Io mi trovo da questa parte del lavoro, quindi di qua, vado nel vivagno seguente, quindi entro praticamente dove c'è il prossimo, vedete, gnocchettino, chiamiamolo così, in questo vivagno, entro. Tiro il mio lavoro perché mi tiro tutto il filo, dopodiché da questo vivagno passo al vivagno successivo che è chiaramente, lo potete vedere perché dove ci sono comunque questi gnocchettini, quindi vado al prossimo vivagno, io mi trovo qui. E vado praticamente a lavorare nel vivagno da questa parte.
Allora, vediamo un po'. Che poi è in concomitanza con le onde che si formano, perché noi abbiamo tutto il nostro lavoro a diritto, vedete? Questi punti a diritto. Vediamo se riesco ad avvicinare un po' di più la telecamera, ma ok. Dove ci sono queste onde c'è anche il nostro vivagno, quindi noi andiamo nel nostro vivagno dall'altra parte e iniziamo a tirare tutto il filo. Io ne ho preso un po' lungo, l'ho fatto un po' lungo perché chiaramente il lavoro è anche lungo da fare. E poi tiriamo. Adesso da una parte passo all'altra, quindi adesso sono da questa parte del lavoro e vado al vivagno successivo. Dalla parte opposta, chiaramente. E tiro il mio lavoro. Adesso prendo, sono da questa parte e vado. Vedete, qui ci sono le onde. Qui c'è l'onda. Vado proprio in questa onda, qui nel vivagno. E faccio la stessa cosa che ho fatto fino adesso, quindi passo da una parte all'altra tirando il mio filo. Adesso passo al vivagno successivo, che è questo qui dove ci sono le onde, perché voi vi trovate, vedete, questi giri che sembrano a diritto. Qua invece c'è l'onda, anche qua vedete che c'è l'onda. Ecco, noi entriamo quindi dove c'è l'onda e quindi nel vivagno e tiriamo il nostro lavoro. E piano piano andiamo a fare tutta la nostra chiusura in questa maniera, quindi vado nel vivagno successivo dalla parte opposta. Tanto se avete fatto giusto e i giri sono identici, i vivagni chiaramente sono uguali, il numero di vivagno. E facciamo, andiamo avanti così. Adesso vado nel vivagno successivo da questa parte, tiro e poi vado nel vivagno successivo che è questo, dove c'è l'onda. Andiamo a chiudere tutta questa parte e chiaramente anche tutto l'altro lato, sempre partendo qua dove abbiamo chiuso i 6 punti. Tutto il lato destro e sinistro in modo da poter andare a chiudere le 2 parti. Poi iniziate a nascondere tutti i fili e alla fine vi dirò se il fondo come decido di farlo, se lasciarlo aperto o se chiuderlo anche quello. Ok, allora io volevo farvi vedere che praticamente ho cucito tutta la parte del secondo motivo, però ho lasciato aperto il fondo, questo non l'ho chiuso, quindi voi deciderete poi se chiudere anche la parte dove c'è questo mo il primo motivo che noi abbiamo fatto. Vedete che l'ho lasciato aperto anche dall'altra parte, io ho lasciato aperto l'apertura in questa maniera. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete che io qui ho chiuso fino all'ultimo punto, praticamente al primo ferro che abbiamo fatto col motivo diverso, e poi ho lasciato aperta appunto l'apertura, vedete qui, e anche dall'altra parte, la stessa cosa. Voi potete chiuderla oppure lasciarla aperta come ho fatto io. Adesso l'ultima cosa che vi devo far vedere è la cucitura della spallina. Io una l'ho già fatta, vedete qui questa parte chiusa. Adesso andiamo a fare questa, quindi non facciamo altro che prendere uno dei 2 fili che abbiamo qui, inserirlo nel lago. Poi io sono chiaramente qui al primo punto dell'altra parte, vado a prendere solo la metà esterna, quindi interna, anzi della più vicino diciamo al bordo dell'altra parte, e prendo solo metà punto ed esco. In questo caso, essendo il primo punto, rientro anche dall'altra parte ancora una volta e anche da questa parte in modo da tornare nella stessa posizione. Almeno sono sicura che ho chiuso bene e assicurato. Adesso cosa faccio? Non faccio altro che andare a prendere mezzo punto del prossimo punto, del punto successivo. Io non so se riesco a farvelo vedere perché non è che sia il massimo.
Allora, vediamo. Ok, qui ho il punto, vado a prendere solo la metà da questa parte. Allora, ecco qui si vede meglio forse. Vedete che io qui ho la V, vado a prendere il mezzo punto interno e poi tiro il filo. Adesso cosa faccio? Vado da questa parte e faccio la stessa cosa nel punto successivo, che è questo qua. Prendo la parte interna del lavoro e tiro. Adesso passo dalla parte opposta, sempre per metà. Prendo il punto, vedete? Questo è il punto intero. Io vado da sotto e entro nel centro del nostro punto e tiro. Adesso passo dall'altra parte, prendo sempre per metà il punto e tiro e vado avanti così a fare sia questo che l'altro bordo. Dopodiché chiudete tutto, cioè andate a nascondere tutti i fili e il vostro lavoro è pronto.